Non avete sbagliato nulla. Ah, sentiamolo, dai. La impressione. La domanda questa è? Sì, l'osservazione nostra da studio è questa, insomma. Marco ride nel frattempo. Ha detto, no, io ci ho messo, non avete sbagliato nulla. È mancato solo il gol da parte di un giocatore da maglia rosso-blu. Hai queste opinioni sempre molto discordanti dalle mie. Domenica scorsa ti ricordi che ci siamo beccati. Però è bello così. Certo, assolutamente sì. Prendiamo oggi abbiamo fatto, una buona partita al di sopra di quelle che erano anche le mie aspettative, perché è fatta contro una squadra veramente forte, che è ancora più forte di quello che pensavo a vederli dal vivo, e quindi noi siamo stati bravi perché abbiamo sbagliato veramente poco per quello che è la fase difensiva. È stata comunque una partita equilibrata, non è che noi abbiamo mai dominato l'avversario, ci mancherebbe. Però sul possesso palla, mister, insomma, spesso e volentieri la metà campo che inquadravamo era quella della Vezzano. Vabbè, questa è un'opinione tua, per me è stata una partita equilibrata, il possesso palla ci sarà da ambe due le squadre. Noi non abbiamo mai preso la partita in mano tenendoli nella loro metà campo, a mio avviso, al di là dei primi 10 minuti dove, insomma, sul libido della gente che spingeva, abbiamo avuto un attimo di sopravvalutazione di noi stessi. Dopodiché è stata una partita equilibrata, giocata bene da parte nostra, perché se non l'avessimo fatta così avremmo sicuramente perso. E poi siamo stati premiati da un gol casuale, che però nulla toglie al fatto che noi abbiamo vinto meritatamente. Ecco, questo adesso non voglio dire che non l'abbiamo meritato. Mister, nelle conferenze pre-gara, quelle del sabato, ha sempre detto che le squadre sono tutte forti, pericolose, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se facciamo la prestazione, difficilmente non raccogliamo punti. No, così è stato anche oggi. Io ho detto, se non facciamo la prestazione, se non facciamo la prestazione non abbiamo da sperare di nulla, perché l'abbiamo dimostrato anche con squadre, insomma, sulla carta, insomma, che non ambiscono a posizioni di vertice. Quindi dobbiamo fare la prestazione. Le prestazioni, poi dobbiamo sperare che la crescita continua, ci fa sperare che magari piano piano possiamo essere competitivi per le prime posizioni. Oggi è stata una partita di quelle, però ne sono 12 di partite ne hanno fatto questa squadra, quindi non so quando ne ha fatta a questa altezza, però non credo moltissimo, perlomeno con me mai. No, è stata infatti una gara da incorniciare sotto molti punti di vista, sì, mister. Sì. Per quello che vedevamo prima era da incorniciare. Se vuoi, come parli tu davanti, San Mettesa, Vezzano, come ci ho guardato davanti, la devi ripetere 10-15 volte e dopodiché puoi parlare. Mister, ho evidenziato con Bernardini ma anche con Ferrazzoli, che ha ammesso la superiorità dell'Aquila, il fatto che voltandoti verso la tua panchina avevi dei cambi, degli uomini a disposizione che possono fare la differenza anche per il futuro. Sì, è naturale. Che vorresti dire? Andiamo al dunque, perché in settimana ho letto un sacco di stupidaggini. No, cioè, se vuole, ci stava gente come Angiulli, gente come Cassese, che giocavano gente di qualità. Magari prima ci stava pure Carbonelli, Mantini o Alessandretti. Questo a significare che la società rossoblù ha messo in mano, non solo a lei, precedentemente anche ad Epifani, una rosa importante. Ma nessuno l'ha mai criticata questa rosa, cioè, nel senso che ma nessuno lo questa ha detto, è una squadra almeno. È stata costruita con la speranza di arrivare i primi, in effetti. Quindi domenica. E poi i risultati non sono stati all'altezza. Di sicuro ci sono dei giocatori, se però i giocatori fanno così male come è stato fino alla settimana scorsa, è normale che c'è da rivedere qualcosa. No? Ma certo. Non parlo della guida tecnica, parlo di in generale. Domenica, che gara sarà? Quando le cose non poi vanno bene o vanno benissimo, ci stanno sempre dei meriti che vanno prima di tutta la società. E dopo l'aspetto tecnico, quindi degli allenatori e poi dei giocatori. Quindi scusami, ma avevo sta vena polemica. Assolutamente sì. Okay. Se vuoi, i nostri microfoni ti sono un'altra aperti. Domanda di, va benissimo, perfetto. Per riprenderti, vai. Benissimo. Roberto, ascolta, domenica sarà una partita fondamentale, tra virgolette, che dovrà dare delle conferme rispetto alla gara di oggi. Sì, guarda, siamo d'accordo. E quindi comincio a pensare come la penso io. Benissimo. Che bisogna dare continuità a un certo tipo di partite, se noi siamo bravi a dare questa continuità, quindi a registrare sul campo che siamo una squadra, ecco, che se la può giocare alla pari con tutte, saremo d'accordo.
Ma una rondine non fa primavera? Esatto. No. E quindi, siamo a novembre, mister. Quindi, e il panettò arriva tra un mese.